Vediamo quindi 10 principali motivi per cui le donne tradiscono in una relazione. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E ovviamente ti ricordo di fare una piccola donazione al canale cliccando sul tastino super grazie sotto il video, oppure di abbonarti al canale andando nella home page, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento preferito. Ma veniamo al tema. I 10 principali motivi per cui le donne tradiscono nelle relazioni. Allora, ovviamente le relazioni umane sono complesse e purtroppo a volte possono sperimentare, diciamo, delle turbolenze come il tradimento. Ovviamente è importante sottolineare che le scelte individuali di tradire non possono essere generalizzate a tutte le donne perché le motivazioni possono comunque variare notevolmente da persona a persona. Tuttavia, possiamo esplorare alcune delle caratteristiche più comuni legate proprio a questo fattore del tradimento per comprendere meglio la complessità di questo fenomeno e quindi possibilmente evitare le corna. Quindi, cerchiamo di esaminare i 10 principali motivi per cui le donne tradiscono e potrebbero anche utilizzare, tra virgolette, per giustificare il tradimento nelle loro relazioni. Il primo motivo è l'insoddisfazione emotiva. Una delle ragioni, possiamo dire, più comuni per cui alcune donne tradiscono è l'insoddisfazione emotiva. Se una donna non si sente amata, ascoltata o compresa nel proprio rapporto, potrebbe cercare affetto, potrebbe cercare, come possiamo dire, potrebbe cercare una connessione altrove, potrebbe cercare altrove emozioni. E quindi l'insoddisfazione emotiva, il non vivere emozioni è un punto fondamentale. Se vuoi che una donna non ti tradisca, somministra delle emozioni, anche delle tensioni emotive di qualunque natura, ma devi somministrare delle emozioni, altrimenti sarà molto probabile che ci sarà un tradimento, insomma, le corna si avvicineranno. Questo purtroppo o per fortuna è un qualcosa che devi aspettarti fondamentalmente. E poi un'altra situazione, un altro motivo sono i problemi comunicativi. La mancanza di comunicazione all'interno della coppia può creare anche qua distanza, freddezza tra i due partner. Quando le donne si sentono ignorate o non ascoltate, potrebbero cercare attenzione o comprensione altrove, aumentando così la probabilità di tradimento. E poi sicuramente c'è l'insoddisfazione sessuale. Il sesso svolge comunque un ruolo importante nelle relazioni sentimentali affettive. Se una donna non si sente soddisfatta a livello sessuale, potrebbe essere spinta a cercare gratificazione al di fuori dalla relazione. E questo è un punto fondamentale. Magari alcune donne non dimostrano l'insoddisfazione, alcuni uomini credono invece di soddisfare, però poi alla fine non riescono a portare avanti al meglio la cosa. Un'altra motivazione che spesso si manifesta è il bisogno di conferma e di autostima. Alcune donne potrebbero tradire, per cercare conferma, possiamo dire, nella propria capacità di attrarre, nella propria capacità di essere desiderabile. Questo può essere particolarmente vero se hanno un'autostima bassa o se per qualche motivo si sentono trascurate dal loro partner. E
E poi sicuramente c'è un quinto motivo che è il desiderio di novità e una curiosità, diciamo. L'essere umano è naturalmente incline alle novità, all'avventura. Alcune donne possono tradire per sperimentare nuove emozioni, per vivere un senso dell'avventura, quindi magari hanno a che fare con un uomo che le dà stabilità, benessere, sicurezza, ma che è un po' noioso. Per cui alcune donne potrebbero cercare emozioni intense e passioni appassionate che sentono mancare, diciamo, nella loro relazione attuale. Un altro motivo può essere la vendetta o la punizione. Sembra strano, ma questa è un'altra motivazione che può crearsi e purtroppo è un altro fatto fondamentale. Quindi in alcuni casi il tradimento può essere veramente un atto di vendetta o di punizione verso il proprio partner per un'ingiustizia subita, o per un tradimento, diciamo, vissuto precedentemente. Quindi una forma di revenge, una forma di vendetta può essere quella che produce, diciamo, un tradimento fondamentalmente. Poi ovviamente c'è la mancanza di impegno nel rapporto, che è una giustificazione che molte donne danno abbastanza spesso, cioè se una donna percepisce una mancanza di impegno o una mancanza di interesse da parte del proprio partner, potrebbe da questo punto di vista sentirsi trascurata e quindi giustificare il tradimento, possiamo dire, come risposta a questa mancanza di impegno reciproco. Sembra strano che avvenga, ma in realtà non è così strano. E poi una nona motivazione è legata all'opportunità e alla tentazione. La presenza di un uomo attraente, di una persona attraente, interessante, può mettere a dura prova l'elemento trasgressivo che entrando nella coppia mette a dura prova la solidità della coppia. Le opportunità di tradimento possono sorgere in situazioni sociali, professionali, in cui il desiderio e anche la tentazione possono superare, diciamo, l'impegno relazionale. E poi un altro motivo può essere la mancanza di soddisfazione affettiva. Cioè, se una donna non si sente amata, non si sente apprezzata, non sente affettuosità da parte del compagno, potrebbe cercare l'affetto e l'attenzione che desidera altrove. La mancanza di soddisfazione emotiva e affettiva può spingere una donna a cercare conforto e connessione in una relazione extraconiugale. In conclusione, diciamo che il tradimento nelle relazioni è un argomento complesso, sicuramente multifattoriale. E quindi bisogna rendersene conto prima, ci sono tutta una serie di segnali, ho fatto diversi video da questo punto di vista, in modo tale da evitare, insomma, evitarlo prima che sia, tra virgolette, troppo tardi, prima che le corna inizino a crescere sulla testa. Bene, metti un like e condividi il video se ti è piaciuto. E mi raccomando, iscriviti al canale.